L'idea per l'apertura era circa questa. Farvi assaporare la forza dell'aria senza parlarvi della forza dell'aria. Quindi direi, missione compiuta. Sigla! STO, super trofeo omologato. Per gli amici, sto. Pazzo potrei sembrarvi a non iniziare questa prova decantando le doti del V10 aspirato, ma questa Lamborghini Huracan chiama a sé altre doti, come ad esempio l'ALA, intesa sia a livello strutturale ma anche come mio personalissimo acronimo che include caratteristiche molto calzanti con quest'auto, ovvero aerodinamica, leggerezza e ambizione. E lui mi ha detto tranquillo che con la Evo, col carico aerodinamico che hai, non succederà niente di tutto questo. È davvero! Rapidissimo flashback, ero sull'autodromo di Imola a novembre 2017 e da una Huracan Super Trofeo Evo ricevo il primo vero battesimo dell'aria, imparando cosa fosse e quanto servisse il carico aerodinamico. E oggi la nuovissima STO, solo guardandola, è come se mi riportasse dentro quell'abitacolo, con la differenza che lei è la targa e nei track day più esasperati e agguerriti, oltre che arrivarci preparata, ci arriva anche senza il carrello. Rispetto alla performante, che rimane una fionda, la STO ha una deportanza superiore del 53% e un carico verticale in pratica doppio, visto che può arrivare fino a 420 kg a 280 all'ora. Mentre scegliendo la regolazione dell'alettone meno esasperata tra le tre esistenti, il carico comunque rimane di 324 kg, un peso aggiuntivo che tra l'altro spinge sulla sola trazione ammessa sulla STO, quella posteriore, che vanta anche le ruote sterzanti, che col peso dell'aria diventano ancora più incisive. A tanta ricercatezza aerodinamica si aggiunge anche la scelta di materiali molto pregiati che permettono di raggiungere una ragguardevole leggerezza. Materiali utilizzati sia per componenti assai piccoli, anche invece per parti di carrozzeria più voluminose, come questo cofango. Il cofano unito ai parafanghi. Il cofango non è un'invenzione della STO, però rimane un pezzo unico che permette di modellare ulteriormente le necessità aerodinamiche della Super Trofeo omologata, risparmiando inoltre l'inutile peso di rivetti e giunture. E se nell'approfondimento sul design di questa mega Huracan trovate tutto quello che si nasconde dietro allo stile funzionale, qui e ora io sottolineo quello che non c'è rispetto alla performante, ovvero 43 kg in meno, di cui fra i cordoli proprio non sentiamo la mancanza. Il 75% del body kit della STO è infatti in fibra di carbonio, poi volendo ci sono anche cerchi magnesio o archi ruota posteriore in titanio. Il totale sulla bilancia quindi arriva a circa 1339 kg di splendido risultato, con rapporto peso-potenza che scende a 2,09 kg su cavallo. Impressionante! Che è poi la stessa cosa che ho esclamato durante l'ingresso nel box della mia STO. Mia, tra virgolette. L'aspetto qui. Ecco, in quel momento tutti i numeri di cui sopra si sono eclissati. Il V10 al minimo mi faceva vibrare gioiosamente tutte le vertebre, mentre la vista posteriore era dominata da un enorme alettone tutto da sfruttare, dalle prese d'aria Naka, e da un peccaminoso air scoop tutto da nutrire. Di fatto la mia giornata è partita proprio da qui. Poco prima la conferenza stampa col presidente, poi a sorpresa la consegna del mio box in esclusiva con tanto di nome, zona relax, acquisizione della telemetria e sopra ogni cosa la presenza costante di un istruttore d'eccezione. Giacomo Barri, driver. Sì, si è presentato in maniera un po' modesta, ma durante la giornata ha dato prova di elevatissima professionalità e già lo sapevo, portandomi gradualmente a limare tempo prezioso sul cronometro, chiamato a dare il ritmo sui 4800 metri del circuito di Vallelunga. Ma ora, vestizione! Come ho fatto a resistere a non parlare subito di lui?
L'EV10 aspiratissimo da 640 cavalli. Sentite come suona di quinta piena. Potete elogiare quanto volete il progresso ed esprimere stima nei confronti di altre velocissime sportive di razza, turbizzate o peggio elettrificate. Ma ad oggi, sottolineo in questo preciso momento della mia vita, un V10 aspirato lasciato scorrazzare in pista ha ancora la capacità di far esclamare ad ogni appassionato «grazie di esistere». E in riferimento alla STO, non sto parlando di una rivoluzione per il noto 5 litri 2, che anche qui eroga 640 cavalli e 565 Nm di coppia a 6500 giri. La questione è che questi cavalli si sentono di più, sia nel loro significato corale, sia perché la coperta della STO è stata oggettivamente tirata dalla parte del rendimento dinamico e quindi si va più forte. La carreggiata aumentata, le boccole per le sospensioni che sono più rigide, le barre antirollio specifiche, senza contare una più appuntita calibrazione di motore e cambio. Insomma, i tempi sul giro a Daytona, che ci hanno illustrato in conferenza stampa, trovano un riscontro anche qui, poco fuori la capitale. Se infatti sul circuito americano una GT3 Evo da corsa gira in 1.46.40, la STO con targa, gomme stradali e aria condizionata magari accesa, replica il giro dopo poco più di 2 secondi, con la performante che invece taglia il traguardo quasi a 1.52. Una prestazione che la STO la deve a un'amalgama di componenti di derivazione racing con in pole position, almeno secondo me, l'impianto frenante. Inadeguato! Ecco come mi sono sentito subito innanzi a questo incredibile impianto frenante! Pazzesco come riesce a decelerare sia in quanto a potenza che a modulabilità. Nome in codice Brembo CCMR. Il carboceramico di cui è dotata la Super Trofeo omologata sfrutta l'esperienza della Formula 1, così rispetto al normale carboceramico la sua resistenza alle sollecitazioni aumenta del 60%, mentre la potenza frenante massima cresce del 25%. Tradotto significa che da 200 all'ora la STO frena in 110 metri, che si riducono a 30 dai 100 km/h. Quello che però mi ha esaltato in curva è quanto sia comunicativo il pedale del freno e allo stesso tempo potentissimo, tanto che un non pilota come me riesce ad avvertire subito che il grosso della prestazione sul giro veloce lo si fa imparando a usare bene il freno, cosa che avevo iniziato a mettere in pratica proprio durante la mia ultima sessione di guida, dove nemmeno in quel caso ho avvertito segni di cedimento dagli pneumatici Bridgestone Potenza Race, appositamente abbinati alla STO. Mia giornata in esclusiva, diciamo così, di track day con Lamborghini, sto tornando al mio box, anche quello solo per oggi, per analizzare nel dettaglio la telemetria e, se possibile, sicuramente gli errori ne ho fatti, limare ancora qualcosina. La cosa più straordinaria di questa giornata, oltre ad aver avuto a disposizione una STO ed essere stato guidato da un super pilota, senza contare il box tutto per me, è che mi sono proprio divertito, anche quando ho ricevuto la visita di un professore d'eccezione, che però si è divertito pure lui, L'analisi della telemetria relativa a uno dei miei primi stint, oltre che da Giacomo, è stata infatti arricchita anche dal commento di Maurizio Reggiani, direttore tecnico di Automobili Lamborghini, che lo sapevo me lo sentivo, ha insistito sulla frenata, introducendo una forma che i grafici attribuiscono alla decelerazione perfetta da tenere in gara. Vedi che il rosso è la frenata panettone, perfetta. Qui hai fatto esattamente quello che va fatto.
Io ovviamente non ci sono arrivato in tutte le frenate a questa idilliaca forma panettoniana, infatti da limare ancora ne avevo, ma in ogni caso per il godimento di guida che la STO mi ha trasmesso è come se fosse stato sempre Natale. Dopotutto nell'abitacolo di questa super Huracan le luminarie sembrano quelle natalizie, ma di fatto l'utilità è prettamente legata ai track day. Se l'anima comanda le mappe dei driving mode con la trofeo che è stata la mia favorita, l'unica è l'app con cui è possibile oggi interfacciarsi con la telemetria dell'auto, registrare i tempi e le differenze per settori col giro di riferimento, tenendo al contempo sotto controllo tutti i parametri della macchina, temperature di dischi, freno e liquidi incluse. E ora, dopo una giornata del genere con l'adrenalina che ancora scalpita in corpo, la priorità qual è? Recarsi presso un concessionario dopo aver dragato abbondantemente le possibilità di personalizzazione. Vero, il configuratore vi darà modo di creare la vostra STO ideale, della tinta che preferite, e ce ne sono svariate di davvero peccaminose, e con gli accessori che volete, ma in ogni caso, ad personam o menom, il suo listino parte da circa 304.000 euro e per averla oggi bisogna attendere almeno 12 mesi. Ma volendo tornare al mio acronimo iniziale, ALA, dopo aerodinamica e leggerezza, a Lamborghini va il merito di aver dato un senso all'ambizione di creare una sportiva da pista ma targata. E sì signori, l'hanno fatta, eppure parecchio bene. La Huracan Super Trofeo omologata ha infatti tutta l'arroganza, la portanza e la sostanza per bella apparire tra i gentleman driver, ma anche per prendere il cronometro e farlo impallidire.